Bună ziua, dragălașilor mei, și bine ați revenit la canalul meu, Dale Sale Ale Stele. Pentru cine mă cunoște, eu sunt Pauleto, pentru cine mă cunoște știe cine sunt și sunt foarte fericit că crește un cume sub drojdie și cu italienii și cu românii și sunteți foarte mulți comentarii, sunt foarte fericit și vă dau în minte că trebuie să mă urmăriți pentru că dacă fac streamuri și fac video în live atunci când mergem și vă arăt Italia și așa departe. Dacă nu, acum fac streaming în canalul ala Violet. Știți despre ce vorbesc, nu pot zic cum se numește, că știu că sub YouTube nu se poate zice, da. Începe cu la lettera T de Torino. Și atunci, dacă doriți, sunt și pe streaming în fiecare ziua, la luni până la vineri acolo, se poate și sâmbătă și duminica, dar acum nu am timp. Și vă fac, vezi, multe chestii, de bucătărie italiană, de grădină italiană, atunci că ne vedem acolo pe streaming. Alta chestie care vreau să vă arăt astăzi din Italia, așa deja că suntem aici, în primul rând vreau să vă explic că astăzi am mai mult timp, de ce fac aste filmulețe. Eu fac filmulețe nu de zboruri, pentru că alții fac, bum, e rupă mașina. Alții fac vloguri de zboruri, de cum sunt orașele, monumente, așa. Nu, eu fac, vezi, viața mea în fiecare zi, ce facem, cum facem. Așa că astăzi vreau să vă arăt cum se vende mașina în Italia. Mergem nu puțin, am un cumpărătură aici, vă arăt ce mișto este. Asta e un client, eu nu o cunosc. Atunci că sunt, adică vedem cum merge tractativa de... Acolo este bossul, acolo este altcine. Și atunci că eu mă uit și vedem cum sunt cumpărături aici. Vreți să cumpra o Fiat Multipla, uitați. Fiat Multipla diesel, clientul asta. Acum îi întrebam cum merge. Cum va machina? Se deve provare. Se deve provare, eh? E quindi mo dobbiamo levare quelle macchine lì? No, oggi no. Certo. Ieri ha comprato una macchina di già da lì. Ah, pensa. E parli rumeno pure tu. Vabbè, comunque io ho il canale, se lo metti, faglielo vedere pure a tua moglie. Vivere in Romania, perché io vivo a Bucarest. In Italia non ci voglio vivere più. Bravo, no, sta avanti proprio, avanti. Io glielo spiego sempre a tutti gli italiani, perché io voglio levare i pregiudizi che ci sono. Sì, 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 un'altra cosa. Sì, sì, c'è giudizio. Sì, però sono... Quale giudizio? No, quale regione? Faccio un micomio da Bucarest. Che però che regione? Che Maramures, Cluj-Napoca, Timișoara, sì. Oradea, no, dove? Arad, o la parte lì dove sta, come si chiama? Rimico Sarat. O Galazia, quelle parti lì. Galazia e Arad stanno dalle parti opposte, però. Due cose, di là, la conga, appartamento. A Bucarest lo compri a 45.000 euro, 40 metri quadri, 45, sì, sì, te lo compri, c'è sto io, ci vivo. Ah sì? Lì come qua, come in Italia, cioè la roba è carissima. È carissima. Però se tu la fai in questi paesi qua, piccolissimi, sì. Ah, meglio, certo. Vicino così a... Fanno le cantine, si fanno il vino, il maiale, ammazzino, il maiale. No, noi così facciamo. No. Noi facciamo così, poi ti faccio vedere come ha tagliato il maiale, ti faccio vedere la foto. Vedi una casa così? Sì. Ok. La casa così dice, eh? Sì, ok. Ma cosa quando c'è questa cosa mia moglie che ha il fratello che c'era vicino, cosa? Ogni 5.000 euro. 5.000 euro, pensa, però tu non mi paragonare Roma per esempio con Bucarest o comunque il paesino lì, cioè di che stiamo a parlare, capito? Roma Caput Mundi. Allora, quando ci sei andato? No, vabbè, lascia perdere. Oh, Bucarest adesso da così a così, cioè è cambiata proprio. Ma manco la riconosci, secondo me. Comunque, vatti a guardare i video. Quando sono andato lì. Guarda, vatti a guardare i video. Vivere in Romania su YouTube. C'è se io, glielo fai vedere pure a sua moglie. Quando sono andato là, con le... Acum mi povestesce de viața, ne vedem dopo cu mașina.
Asta e un prieten. No, no, asta e un prieten. Uitați-vă-le abbaiatul l'asta. Guardate ragazzi che pischelletto. Porco due. Che cazzo di robetta. Non ci posso credere. Sempre profumato, sempre, sempre bello. Italiano frumoso. Uitați-vă. Dalla capete la... Eh? Pentru toate rumuncile. Per le rumune. Ma che? Non ci sta la panzetta. No vabbè, dimmi un po' dov'è meglio vivere. No, perché questo è importante. In Romania. Meglio vivere in Romania, detto da un italiano, ha spuso in italiano. Mai bine se trăiește in Romania che in Italia. Asta o zic și eu. Dar dacă nu trăiești acolo, nu știi, lume nu știe. Dico, se tu non vivi lì e non sai com'è, la gente non ci va lì perché c'è un pregiudizio. Dici? Lo sono? Oh, è l'anno scorso mia figlia che è andata, però se un italiano adesso gli dice, oh senti, vai in Romania. 700 euro per fare tutti i video. Lo so. E io, tutto di fatto. E lo so, diciamo, che so qua. 11.000 euro. 11.000 euro contro 700 euro. No, vabbè, lì c'è. Ma dobbiamo fare, dobbiamo riportare qualche italiano. Lì c'è lei, voilà. Esatto. Io sono dentro. C'è lei, esatto. Sì, sì, l'ho fatto. Però no, no, però ti voglio dire una cosa, no? Un'altra domanda, cioè se tu a un italiano gli dici adesso che non è mai stato in Romania, vai a vivere in Romania, quello che ti pensa? Sì, è la lingua. È la lingua, no, perché è latina. Di 1.100 euro io la faccio lì. E certo. Io qui faccio la mia. Certo. Fai la qua, adesso. E certo. Ma infatti te ne devi andare a Romania. Ma io andavo in Romania. Sì, io a me mangio solo tre. E certo. Bravo, bravo. Molsi la Inte si dice a Romania. Se ne hai andato, molsi la Inte. Come sembra che mia moglie, lei è romena, c'è a casa, non abbiamo mangiato a casa, va bene. Ma fai bene, fai bene. Io lo faccio, ma lo sai perché? Perché ormai mi ci sono abituato, mi piace lì. Ma tu, con lo stipendio. Tu sei il 90, 35 anni. Infatti gli l'altro giorno. 35 anni che io posso andare da lo so. Io faccio bene, vado in pensione. Certo. E mia moglie prende la pensione di... Ma spegni, io no, dico... la puoi tenere... Vai a vedere la tua. Aspetta, mettiamoci di qua perché così non, contro sole. Non ce la facciamo fisicamente, perché al di là di quello come che. Come ti chiami comunque? Carlo. Scusa. Carlo, piacere. Oh, piacere mio. Sì. Fisicamente con la pensione in Italia, certo. In Romania è molto diverso. Certo. Vivi con le. Vivi in un altro modo. Basta, più tranquillo. Quando pago di affitto 800 euro. Io pago d'affitto in Romania, a Bucarest in centro, 7 minuti dal centro, 230 euro con le spese. No, io qua a Marino. Lo so, io pagavo la stanza qui. 800 euro pago io pago 800 euro la stanza col bagno in centro di Roma. Io prendo 1.200. Bene, mi scusate che non vorbesco romanesco. Tu inselecce vai in romanesco o no? Che cosa? Vorbesci? Romanesco vorbesci? No, parlo? Da. No. No? Mi imparerei da che no, non vorbiamo. Lo sa perché? No, lo sai perché? Perché da che non vorbiamo con Romania. Pentru că acum eu fac vlog pentru români. Però sto dicendo la maggior parte. Când sunt din Romania, fac vloguri pentru italieni e vorbesc in italiano. Sì, però sai che adesso la maggior parte dei romani stanno parlando italiano, perché sono in Italia tanti. Io mi inventato dopo 6 luni. Dopo 6 mesi ho imparato la lingua rumena io. Sì, però perché comunque con i parenti comincia a parlare. Ci deve vivere in Romania. Sì, ci devi vivere. Se io so mia moglie qui in Italia, lei non mi parla il rumeno, lei mi parla in italiano. Lo so, allora, è quello, bravo. Scusa che... Sì, no, stai vicino. Atunci, che stiamo aici con un cliente, sì. Il vrea se cumpra mașina asta, Fiat Multipla, înțelegeți? Și așa. Așa che vedem dacă merge trattativa pentru... Per chi è la macchina? Per te o per tua moglie? Per me. Per el? Asta Italia, vedeți? Vorbiți liniștiți. Ai, așa, în România, dacă este cineva, nu poți vorbești. Dacă nu te spune ce vrei, cine vrea asta, cine e, așa e mai liniște, ne înțelegem. Roberto, no? Carlo, perdonami, Carlo. Tu quando tu vei vendere macchine? Carlo, sono stato venditore prima di Arec. Ma sempre in Italia? Sempre in Italia. Fai. Me ne sono andato? Guadagnavo, no, guadagnavo 2005, solo che lo sai qual è il problema? Fai la fame. E che? Troppe spese. No, fai la fame. Io quando adesso vado in pensione, cioè da mia moglie, sì. Io mi apro un'officina e mi ci metto un dipendente. Un dipendente. E poi mi metto l'auto usata.
ma io le compro a 4 soldi, certo. E non è che io ce le voglio rivendere, certo. Io se compro a 1000, le vendo a 1200. Ma Romagna si compra, io, a me 200, sì, di... Però il problema è che in Romagna si comprano le macchine da 30.000 e le rivendono con 40, cioè come ti posso spiegare? Se stiamo parlando di... io sto parlando di Bucarest, eh? Sì, allora no, Bucarest, no, no, non faccio un paragone di... Bucarest con tutta Romagna, sau Cluj-Napoca, poca sau Oradea, con rispetto și de alte orașe che non am zis, nu știu. Orașele mari, în România se trăiește mai, se trăiește altfel din țara. Țara e altceva. Este sărăcie, asta pentru asta românii sunt în Italia, dar cine trăiește bine în România are America. Nu se compara. Nu există, o nu? E America în România sau nu? E America, ve lo spune un italiano, Carlo. Nu. America, adesso, da che te faccio vedere un vlog, Carlo. A Los Angeles c'è la via principale, ma non uno o due baracche o tende, 200 baracche tende la via tutta lunga con tutta Saracino, tutti i poveri, la gente caga, face cacca, per marciapiede a colo, adic mai reude che te in Romania, che in Romania dai che te caci la erba e te pulisci con, come se non mesti, con foglie, con aste, no? Con aste mai mari, te pulisci, a colo no, a colo se... Adica è una cosa allucinante. Tu abiti adesso? Dove? A Bucarest. Abiti in Italia? Sì. No, io sono venuto in vacanza perché lavoriamo da remoto, da casa, e io lavoro a casa adesso. Mi sono portato il computer, lavoro con FIFA. Ma tu sei sempre per le macchine? No, FIFA, Venture, FIFA, The Sims, non so se capisci, PlayStation, giochi. Ah, sì, giochi. Sì, io faccio il supporto tecnico per FIFA, per EA Games. EA Games è un'azienda americana di giochi. Tipo impiegato sei? Costi? Impiegato, sì. Per Romania? Ma tu hai visto l'assicurazione dalla Romania qua? Io ho l'assicurazione romena, 130 euro, o su 30 euro per anno. E am două mașini, am un Type R, Civic Type R. Ce macchina c'hai? Un Civic Type R, che c'ha 200 cavalli, però c'è la Romania. E c'ho la Touran, bravo, pago uguale. Tu, Però no, se il motore è sopra i 2000 di cilindrata a Romania, paghi tipo il bollo qua. C'è la sopra tassa. Però, bravo, però se c'è il 3000 di cilindrata, paghi roba di 600 euro all'anno, capito? Sopra tassa. Bene, a tutti. Poi c'è il televisore, poi non siamo a dire. Qui c'è la tassa del televisore, là non c'è niente, lì c'è tutta un'unica tassa. C'è esatto. Luce, bravo, tassa. Bravo, esatto. Quindi ce faccio un macchina, Carlo? La compri la macchina questa o no? Sì. La compra, eh? Ah già, funziona, compra la macchina. Quanto vuole questa macchina? Non lo so, se lo sai. Perché io ci sono andato a 500. A 500 siccome io. Cazzo, mi fa male il braccio, mi duole le spalle. Devo andare in Romania, e mi serve una macchina grande. Okay, vai con questa? Sì, ma io ho anche 4 cani. Ah, ci 4 cani, are. Ma vai in vacanza o te li dico? No, vado in vacanza. Vai ogni anno, eh? No, ogni anno no, io sono stati tanti anni che non vado, perché avendo 4 cani, non le posso ammalare. Con 4 cani si imbarca con asta. E mia figlia pure. Con la fissa, Perfetto, entrano, draghi sedili. Ma devi aspettare i documenti, sai che cani, sapevi? 4 cani, documenti, mamma mia. Allora ti conviene prendere un rimorchio e no, i cani mettere il rimorchio. Non c'è il documento con i cani, te li fanno entrare. Non ti fanno entrare, che Schengen, lo so, per la frontiera. E poi devi avere pure il vaccino. Perfetto, Carlo, ti saluto, ciao. Grazie mille per l'intervista. Ci siamo fatti, ti troverai sul canale YouTube. Che canale è? C'è YouTube? YouTube, scrivi Vivere in Romania, no, internet. YouTube, lo conosci? No, non ce l'ho. Devi dire a tuo figlio, a mia amore, figlia. A tua figlia, entra su YouTube, YouTube, te lo ricordi? YouTube? Sì. E scrivi Vivere in Romania, c'è sto ragazzo, te lo guardi tu. Ma sul video? Ah, sul video? Sì, sul video. No, sul canale di televisione. No, sul video YouTube. Ah. E però va pure in TV, lo puoi vedere. Vabbè. Capito? Sì. Diglielo comunque sia, va bene? Dai, fatto dai, piacere, dai, eh? Dai, grande, dai. Pure a me. Vabbè, non parti qua la macchina adesso. Grande Carlo. Atunci che vedeți cum e? Am făcut și ea, m-a zis, ce faci, vorbești românește, că am soția românește, așa? Și am început și cu el în românește, să vorbim, astea, ale, și așa departe, înțelegeți? Atunci că, dragilor mei, asta e, acum, uite, cum e casa cu mașina, așa? Se facem asta ziua și el a cumpărat mașina și așa funcționează. Atunci, dacă v-a plăcut video, dragalașilor mei, atunci,
ve doresc o zi minunată, plină de soare, ormai e cald în toată Europa și ve pup la următoare video. Pa! Ve